un impegno che abbiamo assolto con molto piacere, siamo orgogliosi del risultato raggiunto, 40 anni sono una tappa importante per questo territorio e siamo convinti che questa manifestazione metterà in mostra tutta la Liguria, le bellezze e le ricchezze di questa terra. Un'impresa difficile, però molto sfidante, insieme a tutta la squadra di Città Metropolitana, Regione Liguria, abbiamo fatto un lavoro molto importante, siamo molto contenti di questa attività, abbiamo sfondato la quota 50 espositori, abbiamo tutte le tipologie merceologiche, voglio citare i nostri sponsor come Cosme e Cademartori, Vivai e poi abbiamo tutta una serie di possibilità di rappresentazione del territorio in tutte, veramente ormai tutte le categorie merceologiche, e questo è un nostro una piccola soddisfazione. Abbiamo spettacoli, experience sul territorio per scoprirlo, abbiamo il gusto e quindi abbiamo un po' tutto il territorio a nostra disposizione e a disposizione di tutti coloro che vogliono venire a trovarci in Expo, ma a visitare il territorio con le experience, che è una cosa bellissima. Qua diretta in prima fila vedete qua uno dei nostri associati che sarà presente a questa importante manifestazione e in seconda battuta poi avremo oggi pomeriggio anche le donne che faranno un momento di incontro con i bambini, con i ragazzi, quindi per questo per noi è un momento importantissimo per fare matching con le nuove leve, col futuro che sarà il nostro futuro, che saranno i giovani e tutte le realtà produttive del territorio. Ecco. Ha ancora senso oggi un Expo? Sì, io penso di sì, ovviamente bisognerà ritarare il tiro come in tutte le cose, perché ovviamente l'evoluzione delle esigenze del mercato sono sicuramente cambiate. Quest'anno possiamo finalmente inaugurare i nostri nuovi laboratori di enogastronomia, sala, bar e cucina. Sono 600 metri quadri di laboratori che ci mettono quasi in primo piano, al primo posto tra gli istituti di enogastronomia con laboratori all'avanguardia. Grazie alla collaborazione di Città Metropolitana e un PNRR e la lungimiranza della nostra dirigente, la dottoressa Maria Orestina Onofri, siamo riusciti a realizzare questi laboratori anche, diciamo, non dico in tempi record, ma in tempi per il nuovo anno scolastico. Oggi abbiamo visto piantare un ulivo. Che cosa significa? L'ulivo, oltre a simboleggiare la pace, simboleggia soprattutto la forza, e noi ci auguriamo che questo istituto, questo presidio di Stato, questo istituto che si occupa della formazione dei nostri giovani e quindi possa anche inserirli in un lavoro domani, possa essere la forza insieme a questo ulivo per poter continuare a credere e soprattutto supportare l'istituto marsano. Noi siamo molto felici, tutti gli anni per noi è una tappa importantissima perché è assolutamente una bellissima finestra, non solamente per la Fontana Buona, noi veniamo dalla Val Trebbia, però per tutto il bacino del Tiguglio e anche per Genova, perché l'Expo della Fontana Buona è sempre stata un'Expo molto visitata e di conseguenza per noi è importantissimo essere qua. Quest'anno abbiamo dato il cuore, veramente il cuore di I Love Genova per questo evento, abbiamo dedicato tantissimo spazio sui social. Stiamo vedendo che sta arrivando un sacco di gente e siamo contenti, e questo è solo l'inizio. I grandi eventi, gli spettacoli la sera, tutte le esperienze sul territorio. Comunque stasera inizieremo con Aldo Ascolese, che farà il tributo a De André. Ci saranno i fuochi d'artificio, una grandissima novità di Expo. E poi domani ci sarà il nostro spettacolo, I Love Genova Show. Seguirà Enzo Paci e poi ci saranno tutta una serie di spettacoli, dallo show cooking a, come dicevo prima, le esperienze sul territorio, mountain bike, un sacco di cose nuove quest'anno. Non c'è da pagare niente, è tutto gratuito. Genovesi, venite!